Landello incontra i suoi uomini fidati e chiede maggiore coerenza alla sua maggioranza in attesa dell'incontro definitivo con la Lega. Ad oggi mancano tre consiglieri per rendere granitica una maggioranza che invece sta viaggiando a vista, barcamenandosi nelle seconde convocazioni. L'obiettivo è ricucire con la Lega e vincere il dualismo tra consiglieri comunali e segretari di partito. Se la sfida con Fratelli d'Italia sembra essere persa, potrebbe infatti naufragare l'ingresso in giunta vociferato di Giandonato alla Salandra, vista la chiusura di Meniero. Forse si potrebbe aprire uno spiraglio con gli uomini di Salvini. Tra segreteria e consiglieri leghisti vi sarebbero diversità di vedute sull'atteggiamento da tenere nei confronti di Landella, ma nelle prossime ore tutti i dubbi saranno diradati. Noi abbiamo presentato dei punti programmatici che comunque dovremo andare ancora a completare in questi pochi giorni che mancano e vediamo poi se alla fine riusciamo tutti insieme a essere d'accordo, sia noi che anche il sindaco, su questi punti che saranno importanti. Noi battiamo molto sul discorso dei lavori pubblici, anche perché in questi ultimi tempi si è dato spazio anche ad altri settori importanti, però secondo me il discorso per esempio delle strade, un po' del verde e quant'altro, anche se si sta facendo già un buon lavoro, bisogna migliorare. Non possiamo sottacere che esiste un partito, la Lega, che conta tre consiglieri che giustamente richiedono legittimamente, ripeto, una loro visibilità e la visibilità bisogna dargliela. Io sono di questo avviso, mi sono espresso in questa maniera. Ora si tratta soltanto, magari durante le riunioni di questa sera con i partiti, di poter stabilire un percorso riempiendo le caselle, sperando che sia un chiarimento definitivo e che non ci faccia più perdere tempo. Si sa, la fake news, come la calunnia, è un venticello che non risparmia nessuno. Questa volta a farne le spese è stato anche il sindaco di Foggia, Franco Landella, sulle cui condizioni di salute erano stati avanzati dubbi ed interpretazioni fantasiose, con tanto di fake ricovero presso il pronto soccorso degli ospedali riuniti di Foggia. Lo staff del sindaco si è affrettato a smentire le notizie che dalle prime ore della mattina sono circolate sui social, sui circuiti WhatsApp e si sono diffuse di telefono in telefono. Per i stretti collaboratori del primo cittadino si tratta ormai di un clima d'odio e fuori controllo che si sta abbattendo sull'ultimo stralcio di mandato dell'amministrazione, su cui pende tra l'altro la spada di Damocle delle dimissioni, da ritirare o confermare nei prossimi 5 giorni. Chi ha messo in giro queste fake news si macchia di una cattiveria senza limite, dicono alla spicciolata i consiglieri comunali vicini a Landella. Ma non si tratterebbe soltanto di cattiveria, visto che la notizia falsa circolata sul conto del sindaco potrebbe rappresentare un reato, quello del procurato allarme, su cui anche gli inquirenti potrebbero muoversi nelle prossime ore. E se si dovesse trattare di una macabra bravata, non servirebbero altri commenti, ma se non fosse un deprecabile scherzo, a chi gioverebbe inventare fake news sul conto di Landella? Non siamo noi responsabili delle azioni e delle omissioni che hanno portato al sequestro del depuratore della zona ASI da parte dei carabinieri del NOE per reati in materia ambientale. È quanto sostengono gli avvocati Michele Vaira e Giampaolo Impagnatiello, legali della General Costruzioni SRL, la società che è in gestione il depuratore della zona ASI, sequestrato con facoltà d'uso la scorsa settimana perché avrebbe scaricato illegalmente acque reflue industriali e avrebbe superato, secondo quanto previsto dalla legge, il deposito temporaneo di un anno dei fanghi di depurazione. Secondo i legali, il contratto, che risale al 2010 tra il Consorzio ASI e la General Costruzioni, prevede che solo la manutenzione ordinaria spetti alla società, mentre quella straordinaria al consorzio. Da tempo, è stato ribadito dai legali, la società avrebbe chiesto con lettere e note ufficiali al consorzio il contributo economico per provvedere alla manutenzione straordinaria, proprio per evitare il blocco dell'attività di depurazione. In merito al presunto inquinamento del Cervaro, i legali hanno ribadito che i fanghi provenienti dalla lavorazione del depuratore non sono mai stati abbandonati nel corso d'acqua, ma sono stati accatastati proprio per la impossibilità di procedere per la mancanza dei lavori dell'ASI al loro smaltimento. Da parte sua, però, il consorzio ASI, che ha ribadito aver fatto manutenzione straordinaria all'impianto 3 anni fa, in una nota del febbraio scorso sottolinea le gravi lacune di inosservanze della società nell'esecuzione del contratto, non avendo la stessa garantito non solo il regolare funzionamento di tutti i cicli e fasi depurative dell'impianto, ma anche la minima manutenzione ordinaria richiesta per contrastare il normale deterioramento delle opere. Così il consorzio avrebbe deciso di interrompere il pagamento delle somme richieste dalla ditta ed avviare un'azione sia per l'esecuzione immediata dell'impianto, sia per il risarcimento del danno provocato dalla mancata manutenzione ordinaria e dal deterioramento degli impianti a causa del non uso della cattiva gestione addebitabili alla General Costruzioni.
Uomini e risorse costantemente impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, ma soprattutto per far sentire i cittadini della Capitanata protetti. La polizia, che oggi celebra i 166 anni della sua fondazione con una cerimonia, alla presenza delle alte cariche militari, civili e religiose della provincia e di Don Luigi Ciotti di Libera, ha tracciato un bilancio delle attività svolte, sottolineando, come ha spiegato nel suo intervento il questore di Foggia Mario Della Cioppa, che se gli indici di delittuosità rivelano un trend ascendente, si è perfettamente consapevoli che la loro lettura non può certo determinare soddisfazione, perché la percezione della gente non corrisponde alla proiezione del dato reale. La festa della polizia, che io in genere non intendo essere un'autocelebrazione, ma un momento in cui la Polizia di Stato si compatta e per rendere ancora di più forte la propria azione sul territorio, per esprimere la determinazione e l'impegno che noi mettiamo e metteremo sempre. Questo è un periodo difficile per il nostro territorio, penso per esempio a quanto sta avvenendo a Vieste. È un periodo difficile un po' per tutto il territorio nazionale, in questa provincia sicuramente è un periodo altrettanto difficile. Abbiamo avuto per 7 mesi una sorta di pace dovuta anche a una grande azione sul territorio che stiamo facendo, con un piano straordinario che vede impegnati e impiegati numerosissime pattuglie, ma noi siamo più determinati che mai. Sindaco, dopo l'ennesimo omicidio a Vieste la situazione è a dir poco emergenziale. Beh, sicuramente non è una situazione semplice, anche perché sembra quasi ci sia stato un botta e risposta, cioè un tentato omicidio 10 giorni fa e un omicidio qualche giorno fa. Quindi sicuramente la situazione è molto calda e siamo abbastanza preoccupati. Il procuratore Volpe proprio al TG Blu ha detto che per tanti anni questa situazione è stata anche un po' dimenticata. Beh, il procuratore ha perfettamente ragione, è stata più che dimenticata, secondo me forse sottovalutata. C'è stata una sottovalutazione del fenomeno della mafia del Gargano che oggi purtroppo esplode in tutta la sua violenza. Il cittadino di Vieste, il sindaco, si sente tutelato, ha paura? Il sindaco sicuramente non ha paura, sicuramente alcuni cittadini penso che siano legittimamente spaventati da questa situazione, però io dico sempre che bisogna avere fiducia nelle forze dell'ordine e nello Stato. Io sono sicuro che a breve vedremo i frutti di tutta questa attività, perché comunque l'attività c'è, ci sono le forze dell'ordine, però è chiaro che riuscire a prevenire un omicidio diventa difficile. Però io spero che a breve lo Stato, anzi è necessario che a breve lo Stato dia una risposta ai cittadini, una risposta a tutti. Ci stiamo avvicinando all'estate, secondo lei questo parlare in maniera negativa di Vieste può pregiudicare il turismo? Beh, sicuramente non fa una bella pubblicità, anche perché dopo un inverno abbastanza tranquillo, dove anzi grazie anche al Festival di Sanremo, ad altre manifestazioni, Vieste era ritornata alla ribalta nazionale, è chiaro che questo omicidio getta ancora un'ombra sulla nostra città, che io spero che non abbia ripercussioni gravi. Una città impercorribile, di certo non a misura di disabili e di anziani. Oltre alle strade dissestate e alle buche, che dopo brevi periodi di pioggia tornano ad aprirsi come voragini, anche per quel che riguarda i marciapiedi, la situazione versa in condizioni disastrose, costringendo i pedoni a gincane tra i fossi e esponendo gli anziani a pericoli dovuti al camminamento reso difficoltoso da una serie di ostacoli. Manto sconnesso, asfalto sollevato dalle radici degli alberi, lavori stradali lasciati a metà, assenza di scivoli, aiuole non curate, escrementi, senza contare i parcheggi selvaggi e le immancabili automobili lasciate in sosta davanti agli scivoli. Una ricerca condotta dal Centro Studi Nazionale di Fare Ambiente, con la collaborazione del Rotary Club Foggia e Innamorati di Foggia, definita 100 strade da percorrere, ha messo in evidenza come il 50% delle strade esaminate non sono accessibili per un disabile in carrozzella. La città è stata divisa in 3 segmenti, periferia sud, periferia nord, centro città. Siamo andati a verificare la situazione per quel che riguarda alcune zone centrali della città. In via Barletta e nelle strade adiacenti a Corso Roma, ad esempio, in alcuni tratti l'asfalto sui marciapiedi manca del tutto.
Buche, radici, asfalto divelto rendono difficoltoso il passaggio pedonale e anche fare la spesa diventa pericoloso. La situazione non migliora nella centralissima Via della Repubblica, dove i marciapiedi sono quasi inesistenti a causa di parcheggi improbabili. Anche qui radici, asfalto divelto, buche. Stesso copione se ci si sposta in periferia. Questa è la pista ciclabile di Viale Europa. Gli amanti del fitness e dello sport potranno forse trovare percorsi a ostacoli offerti dagli avvallamenti e dalle radici sollevate più stimolanti e rendere l'allenamento più fruttuoso, ma per chi deve semplicemente camminare è di certo un disagio. Intanto si è ancora in attesa che venga redatto dal comune di Foggia il PEBA, il piano relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche, perché solo con una pianificazione degli interventi e un'ottimizzazione dell'uso delle risorse pubbliche è possibile rendere accessibile a misura di disabile la città. Con Francesco Paolo Cicolella, per tutti Don Paolo, è scomparso un pezzo di storia della nostra città. Una città che deve tanto alla sua famiglia, a partire dal suo omonimo fondatore, che ai primi del Novecento ebbe l'intuizione di edificare un albergo su un desolato viale della stazione, modificando così lo sviluppo urbanistico di Foggia, e poi vi aggiunse accanto il cinema, il nascente contenitore di sogni su grande schermo, e ancora gli spettacoli dal vivo. Continuando poi con suo padre, Don Ciccio, da cui raccolse il testimone, unendo le capacità imprenditoriali alla passione e alla voglia di affrontare sempre nuove sfide. Uomo di grande successo, ma di una semplicità disarmante, generoso, per decenni punto di riferimento per il cinema di Capitanate e di Puglia, fino all'arrivo della multisale di un declino inesorabile e indecoroso del Viale 24 Maggio, che hanno portato alla dismissione della lunga gestione del cinema Ariston prima e alla sofferta chiusura del suo amatissimo Cicolella poi. Ma era sempre presente nell'altro cinema in Via Duomo, insieme alla moglie e al figlio Francesco Paolo, e sempre pronto a organizzare le rassegne estive di cinema all'aperto in collaborazione con le amministrazioni comunali via via succedutesi. Memorabili anche le stagioni teatrali allestite in proprio dal 94 all'Ariston, che hanno portato a Foggia personaggi del calibro di Aldo Giovanni e Giacomo, Paolo Rossi, Claudio Bisio, Enzo Iacchetti, Antonio Albanese, Giorgio Panariello, Gabriele Cirilli, Toti e Tata, tutti emergenti all'epoca. Una perdita dolorosa per la comunità tutta, una persona da ricordare, un esempio da imitare, Don Paolo Cicolella. Toccante l'ultimo saluto con la tappa finale nel suo piccolo ufficio all'interno del suo amato cinema. C'è qualcosa di magico che le parole da sole non possono raccontare nelle opere di Alfonso Freda, che da sabato scorso espone presso la Civica Pinacoteca il Novecento di Via Marchese de Rosa. Nella personale Il Viaggio, che racchiude tele che condensano tutta la vita artistica dell'autore, Freda, attraverso un excursus storico ed artistico, indaga il rapporto che esiste fra la pittura e il territorio, l'arte della musica e l'immortalità delle grandi opere d'arte. La sua pittura è emozione allo stato puro che si fonde con la ricerca mai banale dei colori e di tutte le loro sfumature. Tonalità forti e vivaci che restituiscono una sensazione di calore e di sicurezza al tempo stesso e che raccontano del legame fra l'artista e la sua terra d'origine e del suo indagare forme d'arte che si esplicano nella ricerca pittorica orientata a stabilire, attraverso proprio il colore e le immagini, un rapporto nuovo con la realtà e con la natura. C'è un filo sottile, un continuum sentimentale che attraversa tutte le opere di Freda, a partire da quelle del periodo giovanile, che vanno dalla fine degli anni 40 al 60, fino alla maturità artistica fra gli anni 90 e il 2000, dopo la lunga pausa artistica. È il suo modo di relazionarsi con gli oggetti della natura, di continuare a stupirsi in un sempre rinnovato innamoramento dell'esistenza. La pittura, in tal modo, diventa l'occasione per una introspezione interiore che dà voce a un mondo poetico interno. Nei suoi quadri l'autore in fondo racconta se stesso catturando su tela scorci, persone, cose del proprio microcosmo giornaliero, quasi a non voler disperdere il patrimonio di esperienza della sua esistenza. Sempre fedele a se stesso, Alfonso Freda ha un modo assai personale di comunicare con i colori che, seppur su piani tecnici e tematici diversi, trova la sua sostanza nella predisposizione dell'artista a trasformare la realtà in un'isola da scoprire con gli occhi disincantati di un fanciullo. La personale di Freda
resterà aperta sino a tutto il prossimo 22 aprile. Creare una relazione tra buona alimentazione e corretta attività sportiva affinché cibo e sport concorrano per uno stile di vita sano. È stato l'obiettivo della prima edizione di Cibo Fitness, l'evento organizzato da Mercati di Città La Prima in collaborazione con Gate Club, che ha offerto corsi di fitness gratuiti e le proposte dei produttori della Capitanata. Davanti alla prima Mercati di Città in via Zara è stata allestita una vera e propria palestra all'aperto, con tutta una serie di attività rivolte agli amanti del fitness, ma anche a chi ha voluto provare, in vista della bella stagione, a scrollarsi di dosso qualche chilo di troppo dovuto alla pigrizia dell'inverno. Allora via con la Functional Zone, un tipo di attività che prevede un tipo di allenamento funzionale strutturato a circuito oppure a stazione fissa che unisce i benefici dell'attività aerobica con quelli del potenziamento muscolare anaerobico, evitando che i due tipi di allenamento interferiscano a vicenda. Il Total Body Time, un tipo di allenamento che ha lo scopo di allenare la muscolatura di tutto il corpo e rappresenta l'evoluzione delle lezioni a corpo libero, consentendo di migliorare il tono di muscoli, spalle, braccia, addome, glutei e gambe per un tipo di allenamento completo. È la Cycling Arena, una disciplina adatta a tutti, facile da eseguire, che coinvolge emotivamente e rimette in forma pedalando. Non è mancato il buon cibo, che deve affiancare un corretto stile di vita all'insegna del movimento e del mangiar sano. È un'attività che continua a rimanere vicina al territorio, un'attività che continua a mettere in relazione l'importanza tra il cibo locale e lo sport. L'attività si chiama Cibo e Fitness solo perché vuole mettere in comunicazione quello che è il legame tra la sana alimentazione e una sana attività sportiva. Farla a Foggia, farla davanti alla prima, e grazie alla bontà di Luigi e di Valentina, o farlo qui, nella città di Foggia, ha un motivo in più. Il prodotto locale, che può essere la patata di Zabboneta, il produttore di locale, il pomodoro, sono tutte delle peculiarità del territorio foggiano, che se esaltate e valorizzate in una sana alimentazione riescono ad essere un valore aggiunto nello sport e nell'attività sportiva.